Saluto e ringrazio Dario Galli, Lega, Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle. Questo frangente, cosa accade? Che ne abbiamo parlato, ieri peraltro Draghi e Conte si sono visti, il colloquio non è andato bene e lo dimostra il fatto che poco dopo il Presidente del Consiglio Mario Draghi è andato da Mattarella, dal Presidente della Repubblica. Quando è che un Presidente del Consiglio va dal Presidente della Repubblica? Quando deve presentare delle criticità. La criticità riguarda quell'impegno a raggiungere l'aumento delle spese militari fino al 2% del PIL, che mi sembra derivi da accordi precedenti e che in questo momento però il Movimento 5 Stelle ritiene di non dover continuare, di non dover appunto avallare. Teniamo presente che domani arriva il decreto Ucraina e verrà messa la fiducia, se non sbaglio. Cosa allora, dobbiamo aspettarci? Distinguiamo le due cose. Il decreto Ucraina riguarda gli aiuti all'Ucraina, anche militari, gli aiuti umanitari. E quindi voi lo votate? Esatto, quindi non è che domani si mettono dei soldi per arrivare al 2% di stanziamento. Ma perché avete creato questo ordine del giorno, questo 2% di spese del PIL? Mi sembra di capire che, siccome Giorgia Meloni aveva presentato un ordine del giorno simile a quello che voi avete già votato alla Camera, no? L'impegno cioè a raggiungere il 2% del PIL in spese militari, mi sembra di capire che non verrà votato però domani se c'è la fiducia sul decreto Ucraina. Sì, lì si entra in un tecnicismo che ora è anche complesso spiegare, comunque diciamo tendenzialmente diciamo di sì. Comunque questi accordi hanno delle tendenze decennali, se non più. Ora, se si vuole usare l'onda emotiva della guerra per dire che noi oggi dobbiamo stanziare 14 miliardi, perché arrivare al 2% del PIL significa stanziare 14 miliardi, quando ci sono le bollette come stanno, una crisi sanitaria perché abbiamo ancora 1 milione di interventi chirurgici da recuperare dal Covid e la crisi del Covid esiste ancora. Quindi vogliamo dire, noi l'anno scorso abbiamo tagliato 8 miliardi di euro di tasse, quest'anno diciamo agli italiani, guardate, oltre a quegli 8, ne riaggiungiamo 6, arrivare a 14, per la spesa militare. E i soldi si prendono in due modi, o tagliando i servizi o aumentando le tasse. Per noi non mettiamo in discussione l'accordo, noi diciamo che sono investimenti da fare nel corso di anni, come si stava facendo durante i governi Conte 1 e Conte 2, però, come, scusi, ma non oggi, perché oggi si osa si dice che la, l'onda governo, emotiva fanno presente della guerra. Che nel governo Conte 1, non so quale dei governi, Conte 1 o Conte 2, non lo so, furono aumentate le spese militari del 17% rispetto all'anno precedente. No, allora, questo dicono fonti del governo. Allora, l'aumento del PIL è stato di decimali, dall'1,2 siamo arrivati all'1,3, poi all'1,5. Perché? Perché si va gradualmente a crescere per garantire degli investimenti, per garantire quello che è uno svecchiamento del personale, investimenti tecnologici. Durante l'emergenza Covid l'esercito ha avuto molte ruoli e molte mansioni, tutta la catena del freddo legata ai vaccini, all'approvvigionamento certo. di vaccini. Quindi ci sono state delle spese anche legate all'emergenza Covid. Ma oggi vogliamo dire agli italiani diamo 14 miliardi di euro alla difesa. Noi, davanti alle fabbriche che stanno chiudendo, nei condomini dove sono le bollette che non si possono pagare, nei consigli di amministrazione delle aziende che non sanno come arrivare alla fine del mese, a dire che spendiamo 14 miliardi di euro in difesa non ci andiamo. Ripeto, usando l'onda emotiva di una guerra, perché... Ma perché 2 settimane prima l'avevate votato questo ordine del giorno? Gli ordini del giorno... Lì c'è stato un problema con la commissione nostra difesa, Conte, appena si votano centinaia di ordini del giorno. C'è stato un errore materiale. Galli, ma questa mi è la preoccupa... linea. Una parte importante. Mi scusi, ma cosa c'entra questa cosa? Io sono leghista e di solito sono io il maleducato, però siccome ti ho ascoltato con attenzione... Ma cosa c'entra il reddito di cittadinanza con questa... Cioè lei posso mi sta... dire Vabbè. Quello che posso? Sì, prego quindi di... lei mi sta dicendo che oggi la priorità sono aumentare di 8 miliardi la spesa militare, bene, intanto che è di 25 che... miliardi. Tutti. Posso chiudere il ragionamento? Sono curioso di saperlo. Fermo Ricciardi. Allora, io ascolto sempre in religioso silenzio, anche quando vengono dette cose concorrette, tant'è che adesso da 14
14 siamo già scesi. No, lei 8. Ha detto 8, ho seguito lei, per me sono 14. Va bene, lo 0,5. Se lei dice, allora, se lei dice 9, immagino che lei sappia quant'è il PIL italiano, 25, sono circa 1.800 miliardi, da 25 più o meno miliardi mal contati. Ha detto lei che adesso spendiamo l'1,5, da 1,5 a 2 è 0,5 circa, lo 0,5 di 1.800 circa è 9 circa, non è 14. Benissimo. Almeno la matematica, allora, anzi l'aritmetica non è un'opinione. Tutti, dopodiché se mi fa parlare va bene, altrimenti fa parlare lui, io allora, non ho un problema. Però non è brutto, non c'è, guardi, c'è pure una guarda allora, in corso, da non diamo così. Tutto, Ricciardi, finisca no, Gagli e poi dopo le tutti gli studi dicono che la spesa è dai 13 ai 14 miliardi in aumento, quindi non stiamo, il PIL è variabile. Diciamo che la spesa che dobbiamo fare per adeguare è oggi è 13-14 miliardi, non va è statico bene, il PIL. Va bene, allora, siccome ma prima o poi questo 2% dovrà essere messo a regime, sia con voi col DEF, non sarà domani che non si vota su questo, col DEF, con la finanziaria, certo, la finanziaria io dico sempre beato chi c'ha un occhio perché là si arriva alla fine dell'anno, però il DEF tra un po' si dovrebbe votare. Voi sareste disposti anche a far cadere il governo? Su questa questione? Ma no, noi se c'è, come sento dalle parole del collega leghista, che la priorità non sono cioè qui abbiamo parlato di imprenditori, qui parliamo di imprenditori che non, cioè loro che dicono che difendono gli imprenditori, le partite IVA. Non sono le bollette, la crisi energetica, ma sono perché siamo stati una i primi a mettere sul tavolo soldi, la questione del caro bollette. Una montagna siamo di soldi. Siamo stati i primi che abbiamo detto sì, di diminuire, primi, ma poi diminuire dopo le accise sulla benzina. Sì, bene, siamo ma state le accise, cose che abbiamo fatto sei mesi fa. Ma Salvini sta prendendo in giro da 4 anni sulle accise sulla benzina, per favore. Beh, l'abbiamo allora, diminuito di 30 centesimi, allora, cosa che stai dicendo? Allora, se ci sta dicendo la Lega, e ce lo dicono anche gli altri, che la priorità sono una montagna di soldi oggi, mentre gli italiani non riescono ad arrivare alla fine del mese per le energie, per le difesa e le armi, e non siamo noi che ci mettiamo contro gli italiani, sono c'è una guerra in corso oggi, però cioè, oggi, faccio presente che c'è una guerra in corso ai confini dell'Europa ma so, guardi anche questo appunto però voi no scusi no, ho fatto però una battuta stupida voglio capire voi sareste disposti anche a far cadere il governo guardi però un attimo anche questa è l'emotività ogni euro che lei spende oggi in difesa vede la sua realizzazione minimo tra 10-15 anni. Quindi non giochiamo sul fatto che c'è una guerra e allora cioè, dobbiamo dice non serve. No, dobbiamo armarci perché altrimenti siamo sguarniti. Perfetto. Quindi però questo dico, il governo può cadere su questa questione? Il governo deve ascoltare la prima forza di maggioranza in Parlamento che ritiene che questa spesa oggi così sia massiccia innominata. Sia okay. Assolutamente spropositata. Quale maggioranza cambia senza i 153 deputati che sono rimasti dei 240 iniziali al gruppo 5 Stelle possono in Parlamento. Dopodiché lei diceva giustamente 220, detto, come una battuta sento che qua diamo i numeri a caso da quanti prima sei? 153 bene, entra in 240, internet gruppo 5 900, Stelle Camera 153 900, detto questo solo una battuta finale. Prego. Visto che lei dice mi benissimo compriamo carri armati e non abbassiamo le bollette carri armati li fanno a Genova i carri armati li fanno in Italia sono persone che lavorano in Ucraina gli attacchi alla sanità salgono 82 con 72 morti e 43 feriti. Ci vediamo domani alle 14. Grazie.